Allora, mister, era importantissimo il risultato, non è bellissimo. Il risultato non era importantissimo, era normale, si poteva fare perdere a Salerno, vuol dire che ci dobbiamo preparare per ritornare qui a fare la finale playoff, se ci contesti. Sì, ma dicevo, è importantissimo per agganciarsi magari al secondo posto, visto che anche il Salerno ancora deve riposare, quindi poteva essere un input per il secondo posto. Adesso la possibilità forse è sfumata. No, non era nelle nostre velleità giocare per il secondo posto. Il nostro intento è di giocare per il terzo posto insieme a Soriano. Il secondo posto lo lasciamo a Loca e Salerno, che se la combattono da sole. Non abbiamo la stessa forza di queste due squadre e quindi siamo consapevoli, non siamo presunzosi da poter dire di lottare per il secondo posto. Quindi noi siamo in pochissimi, stiamo lottando, abbiamo fatto una gran bella figura anche oggi qua lottando, non si è giocato purtroppo a pallone perché non c'erano le condizioni adatte né da parte nostra né da parte loro, perché non posso immaginare che il Salerno che vuole vincere il campionato di promozione sia questo. Oggi purtroppo il campo non consentiva assolutamente alle due squadre di poter fare gioco, loro hanno trovato gol sul calcio di rigore, dopodiché ci hanno impensierito poco perché non c'era la possibilità di poter fare nessuna trama di gioco e quindi va bene così. Comunque, allora le assenze che c'erano, sia da una parte che dall'altra, c'erano delle assenze, delle squalificati, infortunati, e hanno pesato di più sulla Daliese. Hanno delle idee con 11 giocatori, cioè qua stiamo parlando di due cose totalmente diverse. Io credo che Salerno e Locri, che facciano 4 allenamenti alla settimana, abbiano tutta l'attrezzatura per poterlo fare, abbiano un budget importante, forse la Daliese ci riusciamo a riempire la bocca. Noi siamo 11-12 persone che si allenano, abbiamo 5-6 assenze, eravamo già una rosa limitata, abbiamo delle assenze importanti che non siamo riusciti a rimpinguare perché il mercato non ci ha consentito, né sotto l'aspetto economico e né sotto l'aspetto prestamenti, di trovare dei calciatori e adatti alla nostra causa, quindi abbiamo ritenuto opportuno poter andare così. Credo che questi ragazzi stiano facendo non bene ma benissimo. E lei deve pensare che io forse in panchina, Guerrisi infortunato, per poterlo far ammonire e quindi per averlo a disposizione tra 15 giorni le lascio dedurre quella che è la nostra situazione. Però ti ripeto, sia a Loghi ce la siamo giocata e pareggiato, oggi sono a Salerno e ci siamo fatti la nostra messa partita. Ti ripeto, mi auguro di aver perso sia la data che il ritorno, mi auguro la prossima volta che incontro il Salerno, sperando che sia a primavera, di poter fare il colpaccio qui. Comunque la carenza che abbiamo visto oggi in questi incontri per quanto riguarda la Deliese, cioè mancava la tradizione tra il centrocampo e l'attacco, cioè il direttore d'orchestra, chiamiamolo così, ma questo è dovuto all'assenza o è dovuto alla mancanza di un vero direttore d'orchestra in questa squadra? A me ci abbiamo capito, giustamente è infortunato e abbiamo Serpentino che rientra dopo 2 mesi di inattività. Noi non siamo, ti ripeto, attrezzati a poter muovere i fili. Purtroppo il calcio è fatto di calciatori, noi abbiamo un numero limitato, abbiamo 2 giocatori in mezzo al campo che rispondono a Serpentino e a Guerrisi. Serpentino rientra da uno strappo al gemello che l'ho tenuto fuori 60 giorni, si allena da una settimana, anzi oggi è stato in campo. Guerrisi è fermo da 3 settimane per uno stiramento, speriamo di recuperarlo da 15 giorni dopo la squalifica, quindi noi siamo tranquilli, ci prepareremo sicuramente al meglio per affrontare le gare da qui in avanti, perché il Salerno deve riposare, deve andare a giocare a Locri e noi ci andiamo a giocare le nostre 7 partite insieme a Soriano per poterci giocare i playoff, anche perché fino a ieri non ci credevo, oggi sono sicuro che noi siamo una squadra che non si farà sicuramente superare 10 punti al secondo. Grazie mister. Grazie a lei.